Daniele, stanco e stremato dopo 2 giorni di protesta? Insomma, incomincio a sentirsi la fatica. Lei da dove viene e dove era diretto? Da Bari ero diretto a Firenze. Che cosa trasporta? Collettame, dai. Un po' di tutto. Secondo lei questa protesta ci voleva, sta mettendo però in ginocchio il paese? Insomma, è valida questa protesta, ci sono le ragioni per farla. Ed è solo quella del rincaro dei carburanti? C'è anche dell'altro. Tipo? Tipo l'autostrada, no? E la concorrenza sleale. In caso di rimozione del blocco, secondo lei che cosa accadrà qui alla barriera di Castel del Lago? Non so dirlo. Non so dirlo. Speriamo che vada al meglio. Al momento, appunto, la manifestazione sta andando avanti in maniera abbastanza tranquilla e controllata. Sì, questo sì. Questo sì, e spero che vada avanti così, civilmente. Nicola, il Viminale ha detto che questi blocchi sono abusivi. In caso di un eventuale smantellamento della protesta qui alla barriera di Castel del Lago, che cosa accadrà? Niente, che continueremo i blocchi fino a anche quando saranno rimossi i blocchi. In sostanza resisterete fino all'ultimo? Sì, fino all'ultimo, perché è giusto che sia così, per una causa giusta, il fatto dell'aumento del gasolio e gli aumenti dell'autostrada. Anche perché protestate pure per gli automobilisti, se vogliamo? In generale, sì, un po' per tutto, per l'aumento delle merci, delle cose, aumentando il gasolio aumenta un po' di tutto, è generico l'aumento. Signor Vito, siete veramente stremati, stanchi, non ne potete più? Si è passati adesso all'esasperazione? No, non c'è più niente da dire, più niente da fare, niente. Bisogna solo decidere. Bisogna solo che decidono. Siete stati abbandonati da tutti qui? No. Qui, se ci abbiamo forza di andare al ristorante, a prendere un caffè, a mangiare. Non si può stare in queste condizioni disumane, senza un bagno? Possiamo stare più, ormai... C'è lo sconforto? Eh sì, sei sconfortato, moralmente sei proprio in declino. Siete stati abbandonati da tutti? Assolutamente no. La gente si è data da fare perché ha aiutato chi non poteva. Si sono aiutati l'uno con gli altri. Lei da dove viene? Io vengo da Genova. E dove è diretto? A Ferrandina. Che cosa trasporta? Olio per una centrale elettrica. Ed è fermo qui a Castel del Lago da domenica notte? No, io sono arrivato stamattina. L'hanno bloccata qui alla barriera? A Caianello. Poi hanno sbloccato a Caianello, non so per cosa o per come, e qua ho trovato bloccato. I colleghi stranieri, romeni, bulgari, ungheresi si sono lamentati. Tutti quanti a Caianello, hanno preparato una tavolata, hanno fatto la pasta. Ma Caianello qui a quanto pare no. Qui a quanto pare non si sono organizzati, almeno da quello che si vede non è organizzato. Invece a Caianello sì. Ragazzi, state provvedendo a fare una colletta anche per i colleghi stranieri che non hanno nulla? Sì, stiamo facendo una colletta e ci sta una macchina lì adibita, ci sono panini, acqua, c'è un po' di tutto. Solidarietà nel disagio. Eh sì, è giusto, è normale per tutti. Andy, i colleghi romeni, bulgari e tedeschi si lamentano che sono stati abbandonati, sono affamati, assetati, nessuno sta provvedendo a fornire loro alcun genere di prima necessità e adesso avete avviato una colletta per loro, un bel gesto davvero. Infatti cercheremo dopo di provvedere a queste mancanze, se possiamo chiamarle così. Anche perché non sono informati, parlano poco e male l'italiano, quindi non capiscono neanche tutto quello che sta avvenendo. Sì, ci rendiamo conto anche di questo, voglio dire, cercheremo appunto dopo di provvedere. Un disagio nel disagio, insomma. Sì, hanno ragione anche loro.